Buonasera, benvenuti. Siamo qui riuniti per avviare le celebrazioni per il 350° anniversario della morte di Francesco Borromini. I relatori sono tanti al tavolo, un breve cenno di saluto e anche un ricordo di quello che è stato la celebrazione dei 300 anni della morte di Francesco Borromini, sempre all'Accademia di San Luca, negli anni 60, esattamente nel 67. È un piccolo confronto che non sembra impari, perché allora iniziavano le celebrazioni con una lezione magistrale di Ludovic Cover in Campidoglio il 10 maggio del 67. Sorprendentemente il titolo della lezione di Cover era Personalità e Destino, era un po' uscito il libro di Giulio Dall'Organo, Progetto e Destino. Cover insiste su questo tema della personalità e del destino di Borromini, ma tante sono le apparenti diseguaglianze tra la kermesse di quegli anni, nel 67, perché poi il convegno in realtà si tenne per una settimana e mezza, dal giovedì 28 settembre al sabato successivo 7 ottobre, addirittura con un comitato d'onore di 50 personalità, un comitato consultivo di 20 personalità e un comitato esecutivo di poche personalità, tra cui il professor Portoghesi, Livia Bianchi, Carlo Pietrangeli, lo stesso Luigi Moretti, Guglielmo De Angeli Dossat, che era il regista complessivo dell'iniziativa, in nome per conto del presidente di allora, Giovanni Muzio, l'architetto Giovanni Muzio. Ecco, le celebrazioni di quest'anno hanno una connotazione di pluralità e di condivisione su diversi fronti, innanzitutto perché sono coinvolti 20 enti, dalla Sapienza Università di Roma, ai Musei Vaticani, al Mazzi, all'Accademia delle Belle Arti, alla Facoltà di Architettura, e soprattutto sono differenti i temi di lavoro e le iniziative, da una messa solenne di Orazio Benevolo che verrà proposta nella stessa chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza e Borromini il 28 gennaio, a un concorso fotografico per giovani studiosi di Borromini, a tutta una serie di altre iniziative che trovano un ordine nel pubblicato che avete tutti a disposizione. Ci sarà una chiusura, quindi anche una diluizione nel tempo, perché ci sarà a marzo una chiusura al Maxi, con cosa significa l'eredità di Borromini oggi negli architetti contemporanei. Quindi questo tipo di condivisione, di pluralità, di sfaccettature diverse rende assolutamente molto diverso, anche perché allora i giovani leoni, da Marcello Fagiolo a Paolo Portoghesi, a Paolo Marconi e Manfredo Tappuli, erano i veri animatori dei due tomi che poi l'Accademia di San Luca pubblicò, quindi un regesto, una summa teologica straordinaria per quegli anni, ma che si inseriva allo stesso livello di tutta una serie di precedenti che c'erano stati proprio riguardo alle celebrazioni. Ricordo che c'era stato in primis un volume nella mitica collana di Officina Edizioni di Paolo Portoghesi su Borromini e il barocco europeo. C'erano stati alcuni convegni importanti, c'era stato poi il volume Roma Barocca, c'era stato il volume dell'Eletta del 67, ma c'erano una serie di sollecitazioni a livello nazionale. Penso al convegno su Guarino Guarini, prodotto dall'Accademia delle Scienze di Torino, con due tomi imprescindibili. Penso al convegno sul barocco salentino, il barocco italiano, il barocco europeo tenuto a Lecce. Ecco, tutto un crogiuolo di iniziative e di confronti culturali veramente straordinari, soprattutto perché erano coinvolti non solo le personalità, come ho fatto cenno prima, ma anche personalità dal mondo intero che dava le diverse declinazioni del barocco nei propri territori. C'è stata poi una sorta di sospensione nel corso del tempo, per cui solo il centro studi Andrea Palladio, allora diretto da Cevese e poi da Tramini, ha continuato questa bella iniziativa di mettere a confronto diverse personalità su tematiche specifiche e su personaggi che sono stati imprescindibili nella cultura architettonica. Bisogna arrivare agli anni 80 perché Marcello Fagiolo, con la celebrazione del terzo centenario della morte di Bernini, avviò queste celebrazioni con convegni agli Lincei che sono stati pietre miliari, così come è stato la pietra miliare il convegno su Borromini nel 99 per il quarto centenario della nascita.
Quindi è diverso il clima in cui si inserisce questo confronto che inizia oggi con una sorta di canto dei tre tenori, da Portoghesi a Oxlin, a John Connors, cioè i migliori interpreti della cultura borromignana, per cui lascio la parola a Renato Masiani, prorettore dell'Università di Roma, che porta i saluti oltretutto anche della Sapienza e del rettore Valacchi. Grazie. Grazie. Quando Federico Castelli Borromini nel 1619, quindi ventenne, giunse a Roma dal Canton Ticino, impiegandosi come scalpellino presso la fabbrica di San Pietro del Maderno, si poteva già allora intuire che a Roma, nel Lupe, l'architetto schivo, di forte animo e da alti e nobili concetti, avrebbe fatto cose grandi. Naturalmente io però non sono qui per ripercorrere questa storia, ma sono semplicemente qui per portare i saluti dell'Università della Sapienza, che oggi ho l'onore di rappresentare, in nome del rettore che non può essere presente per altri impegni, per ricordare come a 350 anni dalla morte di Francesco Borromini le istituzioni più importanti di questa città abbiano giustamente deciso di celebrare il suo genio e i suoi grandi capolavori: San Carlino alle Quattro Fontane, Sant'Ivo alla Sapienza, Sant'Agnese a Piazza Lavona, campanile della Basilica di Sant'Andrea delle Fatte, solo per citarne alcuni. Borromini è uno dei fondamentali e geniali creatori del linguaggio architettonico barocco, in particolare non solo a Roma, e viene giustamente omaggiato qui con una serie di mostre, convegni e iniziative nella città che l'ha visto lavorare per tanti anni. La giornata che si apre oggi con il convegno di studi avrà un seguito nei suoi giorni successivi in altre sedi istituzionali. In particolare però io, essendo qui della Sapienza, vorrei ricordare che come tutti coloro che hanno lavorato e studiato, che lavorano e studiano nella nostra università, per l'appunto l'Università della Sapienza, hanno in mente un particolare, la sagoma dell'edificio di Sant'Ivo alla Sapienza appunto, e lo hanno ben scolpito in mente, e tutti noi abbiamo, riconosciamo un debito di riconoscenza appunto con questo straordinario edificio che è immagine e simbolo concreto anche della nostra università. La nostra università si chiama Università di Roma La Sapienza dagli anni 80 soltanto, ovviamente il nome ha origine nell'edificio di Sant'Ivo La Sapienza, che ha ospitato la sede fino a un secolo, quasi un secolo fa, poco meno di un secolo fa. Ed è quindi per questo motivo che non potevamo, l'Università di Roma La Sapienza, anche per questo motivo, ce ne sono tanti altri, ma anche per questo motivo non potevamo non rendere omaggio, non partecipare a questa commemorazione della figura di Francesco Borromini, che ha saputo dare anche un'anima alla nostra istituzione. Concludo ricordando e sottolineando l'importanza che ha in questa sede la collaborazione di diverse istituzioni culturali, l'Accademia di San Luca, i Musei Vaticani, l'Accademia di Belle Arti, il Museo Nazionale di Arte del XX secolo Maxi, oltre ovviamente all'Università, in particolare l'Università della Sapienza, istituzioni che si sono unite in questo sforzo per dare un giusto tributo, un giusto riconoscimento a un grande architetto che non sempre ha avuto giusti tributi e giusti riconoscimenti quando era ancora in vita, ma neppure quando dopo la sua morte. Quindi io auguro a tutti quanti buon lavoro e ringrazio per essere stato qui. Grazie a Renato Masiani, la parola al professor Portoghesi. Io devo soltanto iniziare questa discussione tra noi, che ci è sembrato il modo migliore per introdurre questo convegno di studi, questo convegno che darà molto spazio alle nuove generazioni che continuano questa straordinaria avventura del riconoscimento di Borromini, un'avventura che è cominciata alla fine dell'Ottocento, a cui hanno dedicato il loro impegno grandi esponenti della storia dell'arte nel momento in cui la storia dell'arte si fondava come disciplina scientifica, dopo Wölfflin, Riegel, Schwarz, Marcel Remo, Dagobert Frey, Hans Sedlmayr, Antonio Muniz,
Hempel, che è stato il primo a scrivere un bellissimo libro su Borromini, ancora attuale. Longhi, che aveva riconosciuto in Borromini un avventuriero, quindi un iniziatore di una grande avventura. E giustamente è stato ricordato il convegno del 67, fu veramente un'occasione bellissima per confrontare delle posizioni diverse. E naturalmente ricordo che molti dei protagonisti oggi sono scomparsi, ma hanno lasciato una orma indelebile in questa costruzione che è la critica borrominiana. C'erano De Angelis Ossata, Argan, Hitkover, Brandi, anche Metzner partecipò al convegno, e poi c'erano architetti come Luigi Moretti e Bruno Zevi. Ecco, sono veramente felice di vedere oggi riunite qui tante persone, e in modo particolare coloro che parteciperanno con me a questa discussione: Werner Hexlin, che è il sostenitore di Borromini come grande pensatore, quindi da mettere in qualche modo in rapporto con Cartesio, che è un suo contemporaneo, e poi Connors, che ha dato a Borromini ciò che mancava per una visione completa della sua personalità. Ecco, io devo riconoscere, avendo scritto un libro prima degli interventi di Connors e volendo ripubblicare oggi, lo potrei definire dopo Connors, perché effettivamente ciò che Connors ha portato alla conoscenza di Borromini non è solo qualche particolare marginale, ma è veramente una forma di indagine, di comprensione di straordinaria profondità. Ecco, quindi siamo qui in un certo senso a testimoniare la continuità di un interesse che è iniziato insieme ai primi segni della modernità e che oggi ha ancora un peso nello sviluppo della modernità, negli ultimi sviluppi della modernità. Questa celebrazione del 350° non è nata nel mondo della burocrazia e dell'ufficialità. Una volta esisteva, in occasione dei centenari da celebrare, un'organizzazione ministeriale che è stata abolita quando ci si è trovati di fronte alla crisi economica. Ecco, oggi celebrare dei grandi personaggi può essere solo il frutto di un'iniziativa singola delle persone, e devo dire questa possibilità che si è manifestata solo attraverso la collaborazione delle istituzioni sta a testimoniare che, diciamo, l'interazione tra le istituzioni e la libera iniziativa può essere un modo fruttuoso di sostituire la burocrazia quando la burocrazia viene a mancare, questa burocrazia che per altri aspetti è così negativa ai fini dello sviluppo della cultura. Detto questo, che posso dire? Che è singolare il fatto che Borromini sia diventato un argomento romanzesco. Dalla fine degli anni 90, infatti, sono usciti una decina di libri che sono soprattutto dei romanzi. Il primo è stato un grande giornalista, Ruggero Orlando, che forse tutti ricorderete. E poi sono iniziate una serie di racconti. Spadaro addirittura si è sostituito a Borromini e ha scritto una autobiografia immaginaria, alla quale alcuni si riferiscono come se fosse oro colato, le cose scritte da Spadaro le avesse veramente dette Borromini. Questi sono equivoci. Comunque c'è qualcosa di buono anche in questo aspetto della versione romanzesca del personaggio. Anzitutto, diciamo,
l'accrescimento della sua popolarità. Oggi effettivamente Borromini, messo spesso in rapporto con Verdini, è una figura leggendaria che può animare l'interesse anche delle persone poco colte, e questo sicuramente non è un male. D'altra parte constatiamo che, diciamo, gli ultimi due romanzi, uno è nato in Svizzera, quindi nella patria di Borromini, quello di Bellasi, un altro invece, quello di Villà, è nato in Francia, un paese europeo in cui veramente Borromini era considerato un corruttore fino a poco tempo fa. Ecco, quindi un segno che la popolarità di Borromini sta eliminando alcune barriere che impedivano l'approccio diretto verso questa personalità così importante. L'ultima di queste storie romanzate è un libretto uscito qualche anno fa a Roma e si chiama Il talento di Francesco. Non so quanti lo hanno letto, ecco, probabilmente Conas non l'ho ancora letto, però glielo consiglio perché è un libretto dedicato a un paragone tra due personaggi molto diversi, Francesco Borromini, che noi conosciamo, e Francesco Totti, che è un grande calciatore che tutti conoscono, che ovviamente a Roma è estremamente popolare, è un'istituzione, soprattutto per i romanisti, ma comunque, diciamo, ebbene, questo libro scritto da due giornalisti, tutto sommato racconta con una certa correttezza la storia di Borromini e la sua interpretazione, e quindi, diciamo, fa sì che ciò che poteva sembrare solo appannaggio degli studiosi possa oggi diventare qualcosa di profondamente diverso, qualcosa che entra nella coscienza collettiva, ed entra nella coscienza collettiva attraverso un messaggio preciso, che è quello che bisogna cambiare. È un po' il messaggio di Rimbaud, chargé la vie. Ecco, io credo che Borromini possa rappresentare questa esigenza di intervenire perché la vita cambi, non soltanto nel campo dell'arte. Ecco, ricordo tra l'altro qui un episodio affascinante. Prima che scoppiasse in Italia il 68, qualche mese prima, un gruppetto di ragazzi che avevano deciso di opporsi al mondo in cui vivevano, decise di esprimere questo disadattamento, questa volontà di cambiamento, salendo sulla cupola di Sant'Ivo, addirittura sulla gabbietta finale di Sant'Ivo e rimanendo lì a dormire per una notte. Ebbene, devo dire, devo confessare che fu proprio io a farli entrare. Perché sentivo questo desiderio di trovare un simbolo del cambiamento, e effettivamente se siamo riusciti in qualche modo a dare all'architettura borrominiana questo significato, io credo che se anche questo può portare a qualche misinterpretazione e a qualche abuso, diciamo, critico, sia fondamentalmente un fatto positivo. Cioè oggi Borromini è ancora un problema, è ancora una domanda. Io questa domanda l'ho capita fin da quando ero bambino, perché andando a scuola alle elementari vedevo all'angolo di Piazza dei Caprettari la cupola di Sant'Ivo, e questa cupola di Sant'Ivo era diventata per me un interrogativo, e quindi, diciamo, ho passato una buona parte della mia vita a cercare di dare una risposta a questo interrogativo senza riuscirci, e quindi oggi mi affido a voi giovani perché continuate questa strada, perché la cosa importante è domandare. Martin Heidegger, un grande filosofo dell'esistenza, diceva che il domandare è la carità del pensiero. Io credo che sia molto giusto, cioè il pensiero ha bisogno di continue domande, ha bisogno di porsi come un problema quasi insolubile alla quale siamo sfidati a dare una risposta. Ecco, questo è quello che volevo dire per introdurre, ma adesso vorrei fare delle domande.
sperando poi che altre domande vengano fatte a me. Ecco, la prima domanda è proprio rivolta ad Hitchlin ed è quella sul senso del paragone con Cartesio. In che senso? Con Cartesio. In che senso il Borromini può essere paragonato a chi ha affermato cogito ergo sum? Cioè, prima una piccola introduzione, che sono un po' commosso di essere qua, onorato, onoratissimo, perché ho pensato che non doversi come sono svizzero, poi sappiamo che non è svizzero, è nato nella diocesi di Como, no? E per in vacanza, poi con la mamma, per avere un po' più fresco, si è andato verso le montagne, ma era si firmava il diritto milanese. Sappiamo padre nel servizio degli sconti, comunque non importa tanto, è chiaro che viene dalla cultura settentrionale, che chiamiamo gotica se volete, e a questo torno. E prima di cominciare, io sono talmente grato di essere qui, Paolo per me, tu sai che nella mia vita hai giocato un grande ruolo, per la tua generosità che tu avevi sempre quando da giovanotto sono arrabbiato, gli ha colto con braccia aperte, quella che della Svizzera non si faceva, ancora non si fa, e quindi sono molto grato. E ti ammiro ancora, e non finirò mai ad ammirarti. Dirò più tardi che la cosa che per il mio discorso di oggi importa molto, che tu hai avuto un occhio preciso nel scoprire l'oggetto architettonico di Borromini. Quando gli amici tedeschi hanno ancora utilizzato le foto alinari, tutte queste riduzioni ortografiche, il portoghese ha cominciato a entrare nel fatto dell'architettura, nel pezzo, nel corpo. A secondo Alberto che dice architettura corpus quotam, sono corpi. No? E lui ha capito da architetto che bisogna per cominciare lì a investigare Borromini. Quindi questa era per me e per tanti di noi un'apertura molto importante. Poi ciò, anche noi ci conosciamo da più di 40 anni, e un grande ricercatore con questa serietà che Lara sempre ha mirato questo. Io ho qui preparato alcune cose. Il testo chiave che utilizzerò l'hai pubblicato tu, il documento dove Virgilio Spada parla di Borromini, e lì c'è un passo che tu hai pubblicato che mi ha molto importante. Allora, finito con queste cose, la domanda Cartesio, naturalmente è sempre seducente facendo queste cose, alla fine io spero di dire che sono ben altre vie da investigare che dei grandi disegni filosofici. Il parallelo Borromini Cartesio è di Ermenegildo Pini ed è un Barnabitta. Un Barnabitta che ci fa capire dall'inizio che i contesti che ci interessano naturalmente non sono quelli di una storia dell'arte ridotta ai punti di vista estetica, ma sono di un grande braccio intellettuale come erano i Barnabitti. Il Barnabitti Ermenegildo Pini ha scritto su Borromini quelle cose che gli altri non avevano scritto, per esempio che era un ingegnere capace, no? Che sapeva fare un soffitto molto piatto, no? Alla biblioteca alessandrina, no? E poi quasi ex negativo voleva dire, quando per Borromini si può dire certe cose, si può dirlo come si farebbe per Cartesio. No? Era una provocazione, perché c'è l'epoca e dopo tempi di milizia, tutti hanno bestemmiato su Borromini, l'hanno messo in quell'angolo della irrazionalità, quando è ovvio che Borromini è un grande razionale, un grande pensatore in questo senso, che conosce la disciplina del pensare. No? E quindi Ermenegildo Pini, con questo paragone direi con Cartesio, ha voluto provocare, questo sicuramente.
ma se io forse posso introdurre in modo simile. Paolo, tu hai parlato di un passato glorioso della storia dell'arte, no? E infatti questo ci manca oggi, ci manca perché naturalmente la storia dell'arte ha forse in questi ultimi decenni, ultime generazioni quasi, abbandonato la speculazione, sembrava troppo rischioso, no? Sembrava troppo rischioso. Invece di correggere le speculazioni troppo vaghe, di concretizzarla, hanno messo da parte troppo spesso. E naturalmente io seguo in questo un altro, non Heidegger, ma seguo Jaspers. Jaspers ha scritto dopo la guerra, in quella situazione di crisi, un libro molto importante sulla storia. E che dice? Dice c'è sempre la storia e il sapere della storia. Ambedue le cose sono inseparabilmente unite. Quindi non possiamo fare storie, raccogliere materiale, dobbiamo anche riflettere continuamente quello che si dice sulla storia, tutta la storia di quello che è già stato detto, tutta la riflessione, tutte le domande che continuano ad essere. Quindi questo è molto importante. Quindi naturalmente anch'io ho peccato nel fare che cosa? Nel uscire da una strada difficile e entrando nel mondo delle favole, delle critiche di Borromini, no? È facile imitare Milizia, no? Dicendo ecco questo poveretto Borromini è pazzo, attento giovani se lo seguite, avete il rischio del suicidio, è scritto così, no? È troppo facile seguire o criticare Borromini, che quando faceva questo suo libro nel 1888 su Renaissance Baroque si è proposto di voler indagare le leggi del caos. È partito di questo, Baroque, il caos rispetto al Rinascimento, ma io voglio scoprire che anche lì dentro c'è una legge, soltanto che poi a un certo punto si è fermato, si è fermato a Santa Susanna con Maderno, che ha operato nel oggi si dice 2D, no? nel piano, nell'ortografia, con il piccolo rilievo. E quando è andato oltre, Wolff ha detto all'epoca, seguire queste cose provoca mal di testa, c'è scritto così. No? Quindi vediamo che era difficile entrare in quella zona dove sembrava che i mezzi razionali non fossero sufficienti. Ma poi la cosa è, adesso mi associo dicendo, in ogni caso è necessario che facciamo una buona ricerca, vogliamo sapere tutto se fosse possibile, vogliamo scavare tutte le cose. E io faccio il ricordo adesso velocemente a Heinrich Thelen, che Heinrich Thelen, lui si vantava di essere in un collegio di ricercatori che ancora sistematicamente avrebbero indagato il barocco. Era come il primo che facciamo Bernini, allora Bernini fatto, no? Poi mancava Maderno, mancava eccetera, no? E lui si è preso la parte Borromini, no? Ed era un collegio, andando al Vaticano e si scambiavano le informazioni, pensateci. Una volta andavano, non erano concorrenti, ma andavano al Vaticano e si scambiavano tutte le informazioni, no? E quindi questa è una forte posizione della ricerca che andava criticando gente come lui, che andava a trovare i documenti per ricostruire una nuova cosa. Quasi alla fine della sua vita scriveva un piccolo saggio sulla vita di Borromini. E lì da un ricercatore dice, sì certo, abbiamo bisogno delle fonti, però le fonti sono diverse. Rispetto a Borromini dice, sì, Paldi non c'era ancora sufficientemente testimone, Pascoli non lo ha più. No? E quindi se confrontiamo queste fonti e li guardiamo con questo criterio di dire, non facciamo
le fonti un a priori, dobbiamo anche lì vedere criticamente quel che c'è dentro. E se vedete, io vi ho pure, potrei provarlo, se vedete Baldi Ducci, una descrizione corretta, se lo confrontate con Pascoli, che copia quasi tutto, ma estende tutto il racconto dell'ultimo giorno, il 2 agosto, ne fa una storia lunga, e questa storia diventa sempre più lunga, quindi è la fuga degli storici di entrare negli aneddoti, nelle storie interessanti, e invece noi dobbiamo domandare le cose vere. Quindi io poi adesso interrompo, ma la mia intenzione è di dire vorremmo sapere di più, vorremmo sapere per esempio che cosa è creatività, vorremmo sapere questo, e credo che ci sono alcune vie di poter scoprire questo, non in Cartesio, ma in un mondo che è anche bello, velocemente forse dico per aggiornare dopo domani, Renazzi, storia della sapienza. Renazzi dice il 600 è diventato il secolo delle scienze, cioè sono scienze, anche per Bonomini dietro sono scienze. C'è per esempio un matematico poco conosciuto, Cotigny, è un po' difficile spiegarlo, che insegnava al Collegio Romano e fa un trattato su geometria dove lui descrive precisamente come si genera dalle linee una superficie, come non si deduce dalla geometria qualcosa, ma come si sviluppa qualcosa col mezzo della geometria. Questo corrisponde a quello che gli architetti fanno. Quindi io credo molto che si può ancora penetrare in queste cose. Non dico che perché questo Cotigny ha insegnato soltanto negli anni 60, non è questa la fonte per Bonomini, ma una testimonianza come in pratica la matematica ha giocato un ruolo, non di un a priori, non di una deduzione archideana, ma di uno strumento che bisogna trasportare nel mezzo dell'architettura. Questo forse sviluppo poi più tardi, se va bene. Comunque la mia domanda che chiedo a quelli che ci sono d'accordo, la storia dell'arte, noi storici ci lasciamo sempre sedurre dagli aneddoti che sono divertenti, però le nostre domande vere sono di altro carattere, noi vorremmo sapere come questo Bonomini era arrivato a questo punto, e così ripeto noi velocemente con Jasper, non basta descrivere queste cose, bisogna vedere come queste cose e per quale ragione sono diventate sinonimi per Rocco, o come proprio Bonomini sia diventato il punto di riferimento per spiegare certe cose, anche su questo delle idee aristoteliche, ma questo forse più tardi. Quindi la domanda sulle aberrazioni degli storici dell'arte, quando si lasciano prendere dagli aneddoti. Ok, si sente? No. Adesso? Okay. Non ho preparato un lungo discorso ed è in una lingua straniera. Non si sente. Più vicino? Va bene, va meglio. Volume. Volume. Okay. Va bene. Proviamo adesso. Avvicinarsi. Avvicinarmi. Bene. Ok. Volevo soltanto accennare ad alcune venature, se possiamo dire, venature di ricerca che mi ha molto colpito e interessato nell'arco di alcuni decenni passati insieme con Bonomini. Voce, oh Dio! Foto in allegro! Thank you.
Ok, mi scuso. Alcuni argomenti di ricerca, adesso suona meglio, mi ha molto colpito nell'arco degli ultimi anni. Uno, abbiamo iniziato con personalità e destino, ed è un articolo di David Cover. Metto l'accento su David Cover perché, anche se non conoscevo il professore, che muore un decennio prima del mio arrivo a Colombia, comunque conoscevo molto bene la vedova, la signora Margaret Cover, che ha scritto l'articolo. Perché lui non ha voluto venire al convegno perché diceva non ho nulla da dire. E lei invece, Margaret, studiava la psicologia degli artisti. C'è un buon libro uscito sotto il nome dei due, ma scritto da Margaret. Sì, in questi anni. E lei ha insistito, no, facciamolo insieme. E lei ha fatto un bozzo mettendo l'accento sulla psicologia e lui l'ha preso, è una copia che lavorava insieme, strettamente insieme, e lui l'ha riscritto, l'ha ritoccato, ha aggiunto degli appendici e così abbiamo forse l'articolo più bello, più approfondito sulla psicologia dell'artista in tutta la letteratura su Borromini. Una storia abbastanza bella. Comunque possiamo sempre andare avanti su questo argomento. Metto l'accento un po' sulla melanconia personale, ma anche come fenomeno culturale. Nel mondo di Shakespeare si parla di chi porta nero, chi ha capelli neri, eccetera. Il vizio, ma anche l'abitudine di la posatura, in un certo senso, di melanconia. Anche ho cercato di guardare molto più da vicino ai mecenati, e domani sera vedremo la collezione di disegni di Virgilio Spada, e secondo me il genio di Spada esce fuori di più e più interessante quando lo leggiamo. Ovviamente abbiamo il vantaggio di Neppi e di Heimberg Rovali, due libri brillanti degli anni 70. Comunque c'è sempre più da dire. Infatti c'è una cosa molto interessante, lui stava per andare in Irlanda, è stato per essere andato in missione in Irlanda durante la guerra civile, la guerra contro l'Inghilterra, e ha potuto essere una forza molto moderata, invece ha rifiutato di andare ed erano troppo investimenti, una cosa strana, e hanno trovato un altro oratoriano di andare, che ha fatto un pasticcio di tutto. Così Spada ha potuto fare del bene per questa situazione molto difficile nel mondo cattolico, invece ha lavorato lì sui campanili di San Pietro, sul Laterano, ha scambiato Irlanda per il ponte di tutte le opere di Innocenzo X, una cosa abbastanza interessante. Come fare un approccio ad una personalità che non parla molto, che scrive poco e che non parla molto. Non abbiamo lettere, abbiamo un'infinità di documenti, firme, eccetera, ma non abbiamo lettere personali. Il libro è un libro molto tecnico, cioè il libro sull'opus architettonico. Ci sono delle cose personali dentro, ma ok. E i due approcci che io trovo molto fruttifero sono attraverso la collezione e attraverso i libri. E non sono stati trascurati. Nel Festschrift di Pedro Marcello Fagiolo c'è un bellissimo, lungo saggio del portoghese sulla biblioteca di Borromini. E veramente vale la pena di leggerlo perché non abbiamo i titoli, ma riesce a tirare fuori i titoli probabili. La cultura architettonica e non architettonica, probabile. E io mi sono molto interessato per i libri e le biblioteche private, le biblioteche di intellettuali come lui all'epoca. E ai tanti avevo una lunga conversazione con una giovane dottoressa, Federica Fabino, storica della scienza, che è tornata a Roma dopo. E abbiamo parlato della personalità di Gaspari Berti, conoscenza di un professore
era quasi un professore alla sapienza di matematica, un seguace di Galileo, e lei, Federica, ha trovato un totale di 950 titoli di libri di Berti. Cioè abbiamo la biblioteca dell'amico, direi, del collega più vicino a Borghini, lui ha acquistato dei titoli. Finalmente abbiamo una biblioteca scientifica parallela a questa. Ed è affascinante. E attraverso la collezione, la persona che non ha lasciato scritti o lettere, ha lasciato una piccola collezione, non da far vedere ai gran turisti, ma come cosa personale, un Wunderkammer, ed forse il primo Wunderkammer che ha visto era quello dei Visconti di Milano, per il quale, come Verdi diceva, stava dicendo, il padre da papà, ma anche Spada, cioè era un collegamento con i personaggi più importanti della sua vita, di poter parlare di meraviglia in termini molto naturali. Mettendo l'accento sui mecenati, ho cercato di immaginare colloqui, conversazioni tra lui e le donne che erano le mecenati del convento dei Sette Dolori e di Santa Lucia in Selci. Era molto interessante perché probabilmente parlava attraverso una grata o un volto o una cosa del genere, ma erano un comune di una cultura comune architettonica, anche se le chiese sono molto piccole. E anche ho cercato di immaginare una cultura comune tra Borromini e il mecenate portoghese, non professore, ma portoghese di nazionalità, Castel Rodrigo. E io lo trovo un personaggio molto importante nella vita di Borromini, anche se partiva presto da Roma. Comunque la cultura iberica, spagnola, una cultura di un esagerato senso di onore, di portarsi come un nobile spagnolo, vestirsi. Velázquez abitava in Palazzo Nardini negli anni 1650. Borromini stava costruendo la torre dell'orologio in proprio in questi anni e erano le uniche persone a Roma di portare la colla, il golilla spagnolo. Interessante di pensare ad un eventuale incontro. Comunque, anche se ci sono tanti approcci a Borromini, tendo sempre a rimanere fedele, cerco di rimanere fedele, al sottotitolo del mio primo libro, Borromini, Style and Society. Sto cercando sempre di indagare la società in cui lavoro. A discutere netto polemicamente un dubbio sulla psicologia. Anche lì è una fuga per me, una fuga. La psicologia, Sedmeier, che voleva andare oltre, no? Cercava perfino la schizofrenia per caratterizzare. Quindi è una descrizione di una malattia, per essere sincero, no? E naturalmente con quello poteva dire tanti intellettuali erano schizotimici, no? E così via. No? E ci sono state tante di questi tentativi di trovare un terzo, no? Per spiegare la cosa essenziale. Lo stesso Sedlmeier utilizza la chimica, no? Utilizza Lavoisier, no? Per dire la sua architettura è come il sistema di Lavoisier, che è fatto di pezzi piccoli che poi, no? Ricomposti fanno l'architettura. Sono fughe, non spiegano il fare. Cioè, per essere polemico, che gli architetti anche oggi molto spesso sono vestiti in nero, non dice niente sulla loro qualità. Ci sarebbero troppi buoni architetti, no? Se contiamo quelli che sono vestiti in nero. Quindi, dietro questa cosa, naturalmente una biblioteca, un strumento straordinario per entrare nelle coscienze dell'epoca, nelle coscienze, ma non
non spiegano il fare. E se posso, torno a questo punto, faccio l'esempio. L'esempio è quello del famoso conflitto con Bernini. Se posso semplificare, il conflitto Bernini è descritto da Aristotele, è descritto da Alberti, è il famoso conflitto tra quello che ha la funzione dirigente, Leiten in tedesco, che c'è da Aristotele, viene descritto con la parola architettonico, quindi quello che sta sopra un processo rispetto a quello che realizza, che fa. Sono i dibattiti famosissimi, no? Cioè anche addirittura in greco ero technos, è quello che fa, no? Questo è Aristotele. E Alberti fu nei tempi moderni criticato molto spesso perché con la pretesa sia elitario, no? Che dice l'architetto è quello che non si sporca le mani, Pascamozzi scrive quasi, no? Invece è chiaro che Bernini diventa il maestro che dirige e Bernini fa. E per questo la tradizione del fare è molto importante e per questo l'esperienza milanese, volete, è importante. Ha cominciato a tagliare pezzi di pietra. Io ho preso con me un documento che è questo qua, Governo del Duomo della Fabbrica di Milano. No? E che cos'è? È la pubblicazione, ancora nel 600 si pubblicano le regole del cantiere del Duomo Gotico di Milano, capitolo dell'architetto, ossia ingegnero, prima frase: se tra l'opera e l'artefice essere deve proporzionata corrispondenza, comincia lì, cioè l'artefice, quello che fa e il suo oggetto sono in rapporto, quello che fa ha la responsabilità di trattare il corpo, la pietra. Quindi da lì nasce tutto, no? Di questo rapporto concreto. No? E ancora adesso forse vi dico come lo penso, nella tradizione di quelli che hanno sempre voluto spiegare come nasce sapere. Come nasce sapere? Se mi permetto di citare Aristotele, voi sapete che la metafisica comincia con questa frase presuntuosa: tutti gli esseri umani per natura desiderano di sapere. Ma come comincia? Lui non comincia poi per elencare i saperi, ma comincia con i sensi. Prima ci sono i sensi, la percezione dei sensi è empiria. Secondo, per tenere queste esperienze valide ci vuole la memoria. Terzo, quando si ha la memoria e l'esperienza comincia ad essere qualcosa, bisogna trattarlo. E lì entra la nozione di hypothesis, che è trovare le cose similianti e dedurre qualcosa non degli oggetti, ma da quella che è simile. Questa è una tradizione mentale che in tutte le filosofie delle nostre culture sono valide. Cioè è un processo, no, è molto vicino a quello che noi chiamiamo induzione, cioè si avanza con l'empiria, ma ogni passo che facciamo è una cosa nuova che si passa sull'altra. Questo passo di Aristotele è stato letteralmente utilizzato da Daniele Barbaro nel proemio al suo Vitruvio, quindi non sono pensieri fuori dell'architettura. Furono intradotti nel pensiero architettonico da persone come di Daniele Barbaro. Quindi è tutto lì. E adesso cito quel pezzo di Virgilio Spada che Joe ha pubblicato. E si tratta di quello che il nemico Bernini avrebbe detto in senso positivo di Borromini. E che dice questa frase? Che il solo Borromini intendeva questa professione, ma che non si contentava mai e che voleva dentro una cosa cavare un'altra
e nell'altra l'altra senza finire mai. È un processo induttivo, coincide perfettamente all'immagine dell'ipotesi di Aristotele, cioè sono processi che evolgono, è un'evoluzione. Quindi si può anche dire il lavoro intellettuale non è separato dal fare, anzi il fare necessita il pensiero e il pensiero aiuta il fare, sono cose strettamente connesse. Quindi io credo posso che questo... Posso interrompere un secondo per fare una conversazione? Sì. Quella frase mi ha costato una settimana per decifrare, perché la mano di spalle è terribile. Comunque è molto interessante. Werner lo interpreta in termini aristotelici, io penso invece in termini della cultura di curiosità, termini fisici, e pensavo all'idea del tornatore al tornio con avori che mette delle stelle dentro delle sfere, eccetera. O guardando a San Carlino, una cappella Barberini dentro un altro, o l'oratorio dei Filippini, dei piccoli spazi dentro grandi spazi che sono dentro spazi più grandi. C'è un modo di pensare in termini molto più concreti, diciamo. Ma volevo anche porre una domanda a tutti e due colleghi qui. L'idea, io non sarei mai entrato in questa professione solo per fare un copista. Famoso frase all'inizio dell'Opus Architectonicum, cioè un'originalità radicale. Che spinge una persona? Che cosa spinge una persona ad essere così dedicata all'originalità? Che fattori dobbiamo considerare? Se posso rispondere così, non vedo nessuna contraddizione. No? Le forme concrete che escono da questa ipotesi sono quelle, naturalmente, questo trasformare una cosa altra e ritrovare dentro un'altra cosa ancora include naturalmente tutte le possibilità formali, no? E perciò io direi, per poter evidenziare nel contesto borominiano questo fare, bisogna poi vedere quali erano gli strumenti del momento. Per esempio la retorica, per esempio Emanuele Tesauro, per esempio il concetto di arguttezza o addirittura della cavillazio, no? Ho preso con me Salvatore Rosa per spiegare quali erano in quel momento gli estremi, fino a che punto si può andare con questo processo senza, non so, senza andare oltre, no? Quindi tutto è possibile, ma è sempre dentro questa condizione che si riferiscono a quello che si fa e quello che si vuole fare e quello che si vuole esprimere, anche naturalmente quello che si vuole integrare come significato, quello che sono riferimenti alle esigenze del momento. Quindi non vedo una contraddizione, ma dietro per me è importante vedere che c'è non un modo di citare o un modo di trovare delle curiosità, ma un modo di creare, è un modo di utilizzare il mondo per arrivare alla fine, e la fine è sempre quello di costruire, cioè l'architetto alla fine di avere alla fine un risultato corporeo dell'edificio. Io, contrariamente a Werner, non vedo un'opposizione tra un metodo che si cerca di ricostruire, a cui indubbiamente Borromini obbedisce, e il tentativo di un'analisi psicologica che spieghi come questo metodo viene applicato nel corso dell'esperienza di Borromini, che è un'esperienza, diciamo, di 40 anni quasi, e in cui dei cambiamenti essenziali avvengono. Ecco, io penso che tra l'indagine psicologica e invece l'indagine sulla forma, anzi sul corpo dell'architettura, ci sia una possibile convergenza. Naturalmente tutto va fatto cercando una verificabilità e quindi
diciamo, guardando molto a fondo le cose. Qui avete visto per esempio una serie di immagini, io ho recentemente rifotografato Borromini, con un criterio che è proprio quello di cercare di cogliere il metodo e nello stesso tempo le eccezioni al metodo, perché effettivamente così come Borromini non vuole essere solo cubista, però anche cubista, di solito questo solo cubista viene ignorato e si parla semplicemente dell'emulazione di Michelangelo, che diceva che non si va mai innanzi seguendo una persona. Secondo me invece Borromini aveva sentito entrambe queste esigenze, cioè copiare nel senso di partire da dove gli altri sono arrivati e però andare innanzi, perché altrimenti è inutile in un certo senso. Quindi certo non c'è solo l'obbedienza ai precedenti storici, ma la rimessa in discussione di questi precedenti, e poi certo anche l'illusione che in un certo senso questa evoluzione che lui è riuscito a creare fosse già scritta nelle cose del mondo classico. Questo secondo me è l'aspetto che non si può ignorare, cioè Borromini era convinto di essere vitruviano e lo dice Fioravante Martinelli, che era un suo grande amico, quindi tra loro evidentemente parlavano di Vitruvio e cercavano la continuità, così pure tante citazioni di Scamozzi non si capiscono se non vedendo anche quel margine accademico che c'è nell'architettura di Borromini, perché pur in questa invenzione c'è sempre una moderazione, che è quello poi in un certo senso che lo ha fatto così apprezzare da alcuni isolati personaggi nel mondo neoclassico, cioè se uno riusciva a liberarsi di questa trovare dappertutto la corruzione, vedeva appunto la razionalità, l'estrema conseguenzialità e la coerenza. Ecco, effettivamente Borromini è piaciuto molto ai razionalisti, diciamo, uno dei primi razionalisti a Roma era battezzato Borromini in camicia, e Terragni era un cultore di Borromini, cioè aveva il libro di Hempel, lo consultava, poi a un certo punto ha cercato una strada diversa, però sempre con questa volontà della creatività che porta ad andare avanti e quindi a proseguire lungo la strada. Questo mi sembra un aspetto importante, cioè non demonizzare l'aspetto psicologico, che è stato certamente di cui si è abusato, ma anche, del resto lo mette molto in chiaro Werner nel suo saggio sull'ultimo convegno borromeniano, in effetti diciamo c'è nel suo rapporto con la ricerca storica una grande capacità di muoversi liberamente, ma a me è piaciuto molto il fatto di sottolineare come la formazione borromeniana sia stata in fondo un vincolo da cui non si è mai staccato. Questa presenza del Duomo di Milano, secondo me, era proprio inciso nella sua mente come appunto un sistema, e quindi ammirevole in quanto sistema che obbediva in modo molto elastico a delle norme. Quindi diciamo c'era il sistema e c'era la negazione della sistematicità passiva. Questo qui è un aspetto, cioè a me interesserebbe capire cosa pensa Connors del rapporto con il gotico. Mi sembra che in qualche caso lo abbia negato, però evidentemente ci sono troppi elementi ricorrenti per escluderlo totalmente, però probabilmente la sua interpretazione ci aiuterebbe a capire qual è la persistenza di questo spirito settentrionale che effettivamente incide moltissimo, e insomma anche questa fierezza di chiamarsi architetto milanese, di fermarsi ancora negli anni 40, insomma, e questo evidentemente, tra l'altro a Roma la tradizione lombarda era una tradizione molto forte, diciamo, c'era Domenico Fontana, ma forse anche Caravaggio, insomma, e effettivamente
quel paragone tra Caravaggio e Borromini che Arganna fa nel suo bellissimo libro è qualcosa di intrigante, perlomeno, insomma, su cui forse converrebbe lavorare, immagino. Sì, Milano, Lombardia, eccetera, sono ovviamente importantissime. Lui ha lasciato all'età di 20 anni. Per me la fonte più interessante su tutta la questione è il libro di Martino Bassi e i documenti sulla ricostruzione di San Lorenzo Maggiore, in cui c'erano due partiti in conflitto. Uno che rappresentava un'idea un po' gotica, cioè la natura in cui, per esempio, il naso su una faccia non riposa su niente, o i rami di un albero non riposano su niente, sono sospesi in aria. E l'altro partito è chi sostiene che la pesantezza romana è la strada da seguire, cioè la solidità romana. E io credo che il giovane Borromini, che era attivo proprio nel momento in cui la cupola fu ultimata, ha detto a se stesso: se vado a Roma posso combinare i due partiti, cioè posso essere romano e naturale al contempo, cioè una combinazione. Anche bisogna ricordare che i maestri Comencini, secondo la mitologia, sono maestri romani che sono scappati dai barbari andando nelle isole dei laghi, e lui ha potuto dire: ma io sarò un maestro Comencino tornando a Roma, non andando ma tornando a Roma. Ecco, prima su questo, naturalmente dietro c'è una struttura di insegnamento, le maestanze, no? Che hanno come inizio la pratica. Attraverso la pratica si induce. Poi Cottico era sempre, cioè allora, connesso alla nozione dell'ingegnere e la setta San Callesca, eccetera, sono, è piuttosto quell'altro. D'altra parte, sono molto d'accordo con quanto tu dicevi su c'è dietro Michelangelo, c'è dietro il classico. Questa è ancora, ripeto, questa è ipolepsis, quando vuol far qualcosa delle cose similianti, non conclude su qualcosa che è minore, che sia un dettaglio, ma aspira a una cosa valida, universale. Cioè, man mano che le esperienze si accumulano, si può arrivare a una cosa valida. Vigore è una delle parole di Barbara. Quindi su questo molto d'accordo. Molto d'accordo che per Borromini e per quella, cioè io non critico la psicologia, critico l'abuso della visione psicologizzante, no? Che mette Borromini sulla strada di quello che fa una cosa dell'abuso. Abuso è la parola coltivata molto nel Settecento, no? Cioè, è già in Palladio. Palladio, quando parte le regole universali, capitolo 20, libro primo, dice: non bisogna avere 70 regole, no? Bisogna avere delle regole valide e tentare di non abusare, di andare incontro. Quindi, velocemente, psicologia al momento è il de anima di Aristotele, e la psicologia è la scienza delle percezioni sensuali, mentre noi abbiamo l'abitudine di utilizzare la psicologia moderna basata sull'ombroso, sulle malattie e così via, no? È lì dove voglio fare una distinzione. Io sono molto d'accordo che, per esempio, il disegno di Borromini, per spiegarlo, è utilissimo anche considerare conoscenze moderne dei movimenti di Neuro, no? Quelle tocco del lapis, cento volte la stessa cosa, no? Ma come spiegare? Si può spiegare psicologicamente, ma si può anche spiegare con Pestalozzi, no? Che dice: per imparare una linea bisogna ripeterlo cento volte, no? L'insistere naturalmente è un processo diretto dal nostro cervello, ma non è psicologico in un senso di aberrazione, ma nel
vuol sapere di più sulle forze, le forze mentali che influiscono sulla mia mano che fa qualcosa, no? Ma è sempre l'opera. Per non lasciare cadere la questione del gotico, bisogna ricordare che Borromini a Milano seguiva i progetti di Tibaldi e Recchini, era l'arte moderna, il gotico rimaneva nell'ombra, anzi, come diciamo in inglese, in the doghouse, e non sapeva degli sviluppi degli anni 30 e 40, i progetti molto più gotici. Invece, chi conosceva il gotico di Milano, perché tutte le stampe sono state mandate a lui negli anni 50, e Bernini. Lui aveva il libro dei progetti per Milano ed era una bomba. Lui poteva lasciare l'etichetta di gotico sulle spalle di Borromini proprio nel momento in cui era molto scomodo, il momento di Alessandro VII, di Poussin e il suo classicismo, il momento di Frère de Chambray, e il momento di Bellori, e di essere labeled come gotico, e lui, come diceva il portoghese, vuole essere considerato vitruviano e non gotico, fa parte del declino della sua reputazione. Ma per non lasciare sfuggire un disegno passato qui sullo schermo di San Giovanni dei Fiorentini nel disegno di Michelangelo che ho visto due settimane fa a New York nella grande mostra di Michelangelo e l'ho guardato bene ed è affascinante perché fatto in black chalk, cioè non matita ma simile, poi Michelangelo ha introdotto il rosso, poi l'ha coperto con bianco, poi l'ha ricominciato, cioè la cosa principale è di essere non soddisfatto mai, non si contentava mai. Borromini aveva grafite molto diverse, non usava mai colori quasi, ma comunque la cosa in comune era di non contentarsi mai. Questo l'aveva capito bene anche Bellini. Ecco, io sostengo che quell'aneddoto raccontato da Bernini, di lui che si stende prima il mantello sul pavimento e poi si sdraia ad osservare la chiesa per, come dire, ammonire l'architetto che aveva sbagliato tutto perché le chiese si devono guardare nel loro complesso fin dall'inizio, secondo me è il racconto di quando Borromini ha portato Bernini a vedere il cantiere di San Carlino, o forse diciamo una dimostrazione, perché effettivamente se c'è qualcosa che differenzia fortemente l'architettura di Bernini da quella di Borromini è che l'architettura di Bernini usa un punto di vista che è l'occhio umano, diciamo, in un certo senso. Ed è una visione quindi magari dinamica perché invita a girare intorno, ma comunque diciamo sempre diciamo, ortogonale. Ecco, mentre Borromini sicuramente ha negato questa ortogonalità, ha introdotto un elemento dinamico che prima ancora di essere nell'architettura è nella percezione dell'architettura. E quindi io mi sono reso conto di questo fotografandolo, cioè effettivamente è solo fotografandolo in un modo diverso da quello di Alinari che si riesce a capire il suo metodo, che è un metodo che richiede dall'osservatore una disponibilità totale. E quindi l'aneddoto di Bernini corrisponde bene al fatto che San Carlino, se si entra o si attiva, appena entrati sembra una cosa caotica in un certo senso. Molti avevano difficoltà infatti a capire come era fatta, per cui volevano le piante, ma questa era una volontà precisa, cioè quella di costringere ad alzare gli occhi verso il cielo. E quindi secondo me, e qui entra la psicologia, cioè costringere a vedere la trascendenza attraverso un'operazione
fisica, diciamo, tangibile. Quindi, ecco, mentre diciamo, la trascendenza viene evocata da Bernini attraverso le immagini, attraverso le sculture che si annidano nei vari punti, insomma, per Borromini non avrebbe mai inserito questi elementi che distraggono dalla visione spirituale dell'architettura, cioè un'architettura che tende ad essere così concreta nell'aspetto costruttivo e così invece diciamo astratta nel richiedere una visione personale, coinvolgente. Mi sembra sia utile aggiungere che anche questa distinzione gotico-classico, naturalmente una proiezione della moderna storiografia dell'arte. Queste cose vivevano insieme, sono capacità diverse, fondamenti o opzioni diverse, ma nello stesso contesto. Poi la mia domanda, che ripeterò adesso, che è sempre basata sulla propria esperienza. Io, da persona che cerca durante tutta la vita di essere un po' di coerente, non ho mai avuto le stesse idee lunedì e martedì e sabato. Noi cambiamo sempre le nostre attitudini, le nostre, questa è la psicologia, che non siamo capaci ad avere delle idee fisse, se le abbiamo siamo perduti comunque. Ecco, questo dinamismo riproduce la realtà, anche e soprattutto la realtà intellettuale. La mia domanda, tu hai detto di Borromini, è ancora una domanda. La mia domanda rimane, naturalmente io rivendico che questi fondamenti filosofici sono validi, ma a che punto hanno veramente influito il fare? Potevano, ma non dovevano sempre farlo, no? E quindi la domanda nasce di un conflitto concreto, adesso entra ancora Bernini, quando è fatta l'Accademia, no? Con Zuccari, no? Con questa idea del disegno, è una forzatura imposta dai pittori agli architetti, no? Perché la visione è quella dell'idea, no? Bellorio più tardi, no? E gli architetti, Giacomo della Porta stava qui a Roma e rifiutava di andare alla riunione quando hanno deciso di avere un disegno comune per tutte le discipline, no? No. Perché poi i scolari di Giacomo della Porta dicevano: per noi abbiamo Vitruvio, che dicete ben altre cose, noi abbiamo anche un mestiere del fare. Quindi sono vie diverse e la mia domanda rimane sempre lì: dove esattamente, quando un Borromini ha fatto delle scelte piuttosto di quel tipo che di un altro? Ma sicuramente la sua disciplina era grande, anche se non era mai unilaterale, ma era grande, la sua volontà di capire era grande, no? La sua curiosità era enorme. E quindi, ma sempre queste qualità lì cercava di integrare nel suo mondo del fare. Questa è un'ipotesi, è una domanda. Prima di rispondere, cioè volevo dire che probabilmente tutti noi borromeisti siamo entrati in San Carlino sdraiati sul pavimento, ma impossibile per l'occhio umano di vedere il triangolo, le absidi, eccetera. Le lenti granocolari, sì, i nostri libri sono pieni di queste fotografie, ma noi personalmente non lo vediamo, cioè sentiamo che qualche formula geometrica agisce su di noi, ma senza poter sapere esattamente qual è. È una... Sì. Bene, la domanda era... Stavo cercando la tua domanda era... Dove si situava il suo fare, se era piuttosto... Ah sì, avevo un'idea, cioè dobbiamo sempre tornare un po' al vecchio moderno per delle soluzioni interessanti. Per esempio, Baglioni dice che moderno, che cominciava come artista di stucchi, non amava molto i pittori o la pittura. E mettiamo dentro la cupola di San Giovanni dei Fiorentini,
moderno e vediamo tutto un bellissimo sistema di ribs, la volta molto architettonica. Okay. Mettiamo invece dentro Sant'Andrea della Valle e lui era costretto di lasciarlo vuoto per i pittori preferiti di Cardinal Montalto, contro la sua volontà. E se pensiamo a Bormini, cioè ha voluto sempre finire tutte le cose architettonicamente. Non aveva molto, didn't have much use for i pittori, i scultori, scultura. Se paragoniamo San Carlino con la copia di San Carlino a Gubbio, la copia da Stanza Fedele, stessa grandezza, fatto sui disegni di Bormini, ma la cosa diversa è chi l'ha finito l'ha fatto un palcoscenico per attori che dimostrano, che indicano la Vergine nella cupola, molto alla Bernini. Per Bernini è il dramma sacro che succede nello spazio, per Bormini è lo spazio che conta. Sì, forse il problema dello spazio è quello che spiega molte delle cose di Bormini, perché il muoversi è un rivendicare così, una libertà nello spazio che in effetti la visione classica cioè, tende a negare, insomma, tende a negarti a muoverti in un certo modo e a guardare in un certo modo. Effettivamente questo fatto che diciamo, si andasse a San Carlino, come racconta nel suo diario il frate Teatino che ha seguito Bormini durante la costruzione, e rimanere insoddisfatti per non riuscire a capire e quindi chiedere i disegni e nello stesso tempo appunto stare lì per ore per cercare di capire, è proprio, secondo me, è quello che Bormini voleva, cioè mettere chi osserva la sua architettura di fronte a un problema da risolvere e diciamo coinvolgerti in modo psicologico fino a, appunto a che tu non trovi una interpretazione, una giustificazione, quindi è diciamo una specie di ricostruzione alla rovescio del processo che lui ha seguito. Questo è veramente un fatto secondo me nuovo che rompe una tradizione rinascimentale basata sulle convenzioni. Ecco, io penso che c'è ancora molto da indagare su questa volontaria influenza sull'osservatore esercitata da Bormini attraverso l'architettura, che è sempre appunto pone sempre dei problemi. San Carlino, per dire una cosa, il triangolo c'è, sta però proprio alla fine inciso sopra la lanterna, quindi alla fine dell'itinerario uno magari alzandosi così si rende conto che diciamo, il motto di fondo era 3 e 1 insieme, come lui ha scritto su un disegno. Però tutto questo appunto rivela proprio una volontà di farti arrivare gradualmente alla conoscenza, quindi insomma educarti a conoscere attraverso lo spirito, quindi è evidentemente un discorso che coinvolge la religiosità. D'altra parte è proprio trattare lo spazio come se fosse della cera quello che contraddistingue il metodo di ricerca di Bormini, perché i suoi plastici conservati nella casa erano modellati con la cera, con questa cera rossa che adoperano ancora gli scultori. Effettivamente come va in un laboratorio di scultore vede queste strane cose di cera rossa. Perché la cera rossa ha una malleabilità diversa. Ecco, quindi secondo me bisogna ricostruire questo modo di fare, questo modo di progettare, diciamo percependo tattilmente in un certo senso la realtà. Un'altra delle cose fondamentali, secondo me, è la musica, cioè certamente Bormini amava la musica, non abbiamo nessuna prova, però
Forse l'unica prova è proprio quella dell'Ultimo Testamento che ha scritto, il quale dice che vuole sentire il soavissimo canto degli angeli. Ma la verità è poi che questa vocazione musicale è stata scoperta dai musicisti, perché, diciamo, Baldwin Spitzer, per esempio, ha scritto una sinfonia, l'ultima, dedicata a Borromini. Ed è un testo affascinante, in cui a un certo punto si recita anche un sonetto ironico contro Borromini, cioè si mette all'interno della musica un conflitto. Questo secondo me è un po' quello che Borromini voleva fare nell'architettura, diciamo, realizzare il conflitto ma dentro un discorso musicale, quindi un discorso che cerca sempre l'armonia e la melodia. Indubbiamente è affascinante questo amore dei musicisti per Borromini. Anche Ciarrino, per esempio, ha musicato questa confessione che lui ha fatto al medico che veniva ad interrogarlo dopo il suicidio. È un testo effettivamente di una lucidità impressionante. Qualcuno ha messo in dubbio che una persona che sta per morire possa descrivere così minuziosamente il modo in cui si è suicidato, ma io credo invece che sia proprio nella psicologia di Borromini questo. In fondo lui si è suicidato perché aveva dentro di sé la tradizione di Seneca, diciamo, perché lo sappiamo, aveva anche il gusto di Seneca, e poi ci ha ripensato, secondo me ha pensato a Michelangelo, il quale invece appunto in vecchiaia descrive questa impossibilità di credere e questa volontà di credere che in qualche modo collimano. Ecco, questo secondo me è una delle chiavi per capire Borromini, la contraddizione in cui gli estremi si toccano, la coincidenza oppositorum. Effettivamente quando si legge Cusano sembra di leggere un pensiero di Borromini, vede in tutto il contrario di tutto e continua a rovesciarlo, appunto secondo questa logica del vedere una cosa dentro l'altra fino all'infinito. Solo per sottolineare due cose che hai detto Paolo, itinerario è una parola favolosa per capirlo, cioè confusione o troubled mental state, non-perception, non lo so. Comunque itinerario è essenziale. Per esempio a San Carlino era più fortunato perché lui ha potuto aiutare gli spettatori a capire, cioè confusione nella chiesa, tante cose in contraddizione. Comunque tu c'entri nel cortile e vedi una piccola estrazione di una parte della pianta, poi tu entri nella cripta e tu vedi un po' la pianta come se fosse un disegno senza colonne, senza statue, senza chiese, senza decorazione, e poi tu entri nella chiesa e tu lo capisci molto meglio e tu rimani, come il frate dice, per delle ore, torni sempre. Lo capisce molto meglio. Secondo punto, musica, sì, è essenziale, molto importante. Quando cerco di spiegare, stavo cercando una volta brani di musica che vanno insieme con Borromini, e quello che ho trovato anacronisticamente era i Vespri di 1611 di Monteverdi, in cui due angeli cantabot uno ad angolos, non mi ricordo la parola in latino, due angeli cantano l'uno all'altro, e questi ovviamente da due cori spezzati, è favoloso. Ma lui per esempio ha potuto sentire il migliore dei migliori cantanti di Roma in due conventi, Santa Lucia in Salci e i Sette Dolori, donne famose come, non so, come di andare al Metropolitan Opera oggi quasi. E poi immaginiamo una conversazione tra Pietro della Valle, grande esperto della musica, degli strumenti fantastici e della teoria della musica greca e moderna, e Borromini, che ha costruito l'oratorio
dei filippini in cui Della Valle andava per sentire la musica. Quale, diciamo, un particolare che qualcuno avrà visto, l'attenzione di Borromini per i musicisti era tale che dietro l'altare dell'oratorio dei Filippini, tu l'avrai visto sicuramente, ha fatto due stanze una sopra l'altra perché i musicisti potessero fare delle prove. Sono due gioielli tra le cose più belle che Borromini abbia disegnato, il che vuol dire che, secondo me, sempre un po', diciamo, inchinandomi alla psicologia, era convinto del fatto che la musica era un parente stretto dell'architettura. E forse, d'altra parte, anche dal punto di vista acustico, la sala è stata pensata con il sotterraneo in cui il suono entrava attraverso questi tagli del solaio. Quindi, insomma, questa idea della musica come liquido che penetra è una cosa che sicuramente ha avuto un'importanza nella sua vita. D'accordo per la musica. Quanto cercava di fare è quel minimo che credo che si lascia descrivere. Credo che il fare è una cosa che si può facilmente descrivere in confronto con i problemi della psicologia. Chi di noi potrebbe sapere quello che ha pensato in un certo momento, no? Possiamo un po' capire i contesti, ma per esempio il suicidio. Quanti artisti sono suicidati nel 600 a Roma? Pietro Testa, eccetera, eccetera. È quasi di moda, è quasi di moda che un artista mette a disposizione la sua vita, no? Quindi, per tutto abbiamo dei contesti a descrivere che aiutano a capire. Ma ritorno alla difficoltà. Per esempio la percezione dello spazio. Io purtroppo appartengo a quelli che dicono lo spazio, come percepire. Non percepiamo i corpi, percepiamo le distanze tra corpi, percepiamo la posizione dei corpi, ma lo spazio è quello che risulta in qualche maniera. E quindi all'epoca uno come Patrizi sa distinguere spazio matematico e spazio fisico. Si sa che lo spazio può essere una cosa astratta e matematica, ma si sa anche che appare fisicamente, no? Ma tu l'hai detto proprio, il tangibile, no? Un grande esperto della psicologia moderna, Helmut Rest, nel suo libro su Einheit der Sinne, parla decisamente delle capacità tattiche dell'occhio, no? L'occhio tocca, no? Quindi è lì dove credo bisogna iniziare. Per quello le tue foto, no? Fanno proprio questo, fanno, ci convincono che questi corpi sono lì e possono fare un'impronta su di noi. Non credo che all'epoca questa disciplina era così sviluppata come la gestaltpsicologia del XX secolo, ma la gestaltpsicologia poi continuava a voler indagare queste cose. Ma sono d'accordo che anche se non c'era la disciplina della gestaltpsicologia, il fatto della percezione esisteva, no? Soltanto che abbiamo non tutti i mezzi a descriverlo bene. Comunque io rimango lì dove credo che, dopo tutto, Borromini è architetto. Cioè non bisogna lasciare questo controllo del mestiere, delle sue competenze, che ovviamente erano al centro della sua attenzione. Voleva essere un architetto, era un Italia Pietra, si sviluppa e così via, accumula esperienze e sa approfittare e integrare tutto il mondo che è intorno a sé. Però mi sembra importante che manteniamo l'elemento del fare, no? Per non quasi disfartare, di tralasciare la concretezza della vita, la concretezza del mestiere. Ci sono tanti elementi come la musica che
Paolo Gianatti, comunque un altro è devozione, cioè elevazione dell'anima, religione, i fedeli, perdonaggi, tutto quello, e ci sono due modi completamente diversi di approcciare l'argomento, quello di Bernini, in cui tu vedi un dramma sacro, l'invasione dal cielo attraverso la volta di una cappella come Teresa, o l'ascensione di Sant'Andrea attraverso l'architettura, l'invasione dei putti di cielo in Sant'Andrea. Mettiamo che Gabriele Fonseca, che preme il suo petto così, è l'immagine di devozione di Bernini. Tu sei commosso di imitarlo. Invece Bernini, tu sei toccato per la geometria, senza figure, per la sola complessità della geometria. E questo ti spinge verso Dio. È un altro modo di essere devoto. E la persona, il personaggio, la persona che ha intuito che erano due modi diversi, ma importanti di metterli insieme, è Guarini, che ha mastered tutti i due gli approcci di Bernini e di Bernini. In teoria. In pratica. Nella chiesa di Torino. Sì, diciamo nel San Lorenzo si sente questo, ma non più nella sindone che no, ma, sì, ma Paolo, la cosa che hanno scoperto tragicamente prima dell'incendio è che sono tutti angelini berniniani che erano nascosti nella volta della sindone. Adesso sono usciti fuori e poi tragicamente scomparsi. Anche berniniani. No, ma erano in pittura. Posso contraddire in pittura? Ma comunque una curiosità che invece di cui finora non si è parlato, diciamo nella Roma del Seicento coesistono due personaggi che in qualche modo si somigliano, però noi non sappiamo nemmeno se si sono incontrati, probabilmente sì, certamente sì, però non sappiamo che relazione hanno avuto. Parlo di padre Kircher, il quale sicuramente ha occupato uno spazio enorme nella Roma del tempo, e Borromini può averne subito l'influenza di alcuni testi che sono stati pubblicati durante la sua vita, ma diciamo le maggiori connessioni si vedono nei testi successivi alla morte di Borromini, quindi evidentemente c'è la condivisione di una cultura e probabilmente anche un incontro con una reciproca influenza. Ecco, man mano capiamo che sappiamo poco, sappiamo poco. Se penso che i pontificati di Urbano VIII con favorevoli alle tradizioni galileiane poi svolta, tra il Collegio Romano e la Sapienza, dove stava esattamente il pensiero di Borromini? Non lo sappiamo, era un bravo cattolico, quindi era più vicino al Collegio Romano che non. Non sappiamo, il mondo era troppo ricco. D'altra parte, anche questo mondo psicologico ha dei riferimenti concreti. Se penso anche alla Santa Teresa, la Santa Teresa è una interpretazione corretta dalle verità teologiche del momento, e nella tradizione di Pellegrino che descrive concretamente quali mezzi di utilizzare per convincere la povera anima umana, no? Immagine sutile, cioè c'è un mondo che prescrive certe forme, non è psicologia, non è una invenzione senza fondamento, sono realizzazioni basate su delle forme concrete di cultura. Quindi per me è chiaro che Borromini come architetto non ha l'accesso facile all'immagine come la Bernini, ovviamente, ma sono mondi che magari hanno delle cose comuni, ma sono diverse, certo. Che l'astratto sia percepibile sicuramente c'erano sempre queste tradizioni, che per esempio la matematica è un sbaglio che sia unicamente astratta,
ma Notte-Marte nella tradizione di Proclus e Medietas deve, è una cosa che rimedia, aiuta, c'è una forma, una figura matematica ci dice qualcosa anche addirittura ai nostri sensi. Quindi non voglio cioè tutte queste cosiddette simbologie naturalmente non sono di un altro mondo, ma sono dentro questa cultura e quindi utilizzarli se vogliamo che si lasciano integrare in un percorso di questo un altro nell'altro e così via, no? Diciamo che forse possiamo avviarci verso la conclusione, lo scambio di idee c'è stato, ovviamente non potrebbe essere esauriente, ma un'ultima domanda che vorrei fare a Werner è quella che riguarda Selmayr, è un personaggio Selmayr, un personaggio tra i primi che ha scoperto la tridimensionalità o la quadridimensionalità di Borromini e che però poi è stato rimosso in un certo senso, accusato appunto di psicologismo via del fatto che lo ha messo tra gli schizotimici. Ecco, giustamente però in un suo saggio Werner diciamo, lo assolve da questo peccato mortale. E quindi mi piacerebbe che lui ci dicesse in che cosa Selmayr è ancora vivo. Ecco, brevemente, Selmayr fu attaccato in quel punto che lui andava oltre la competenza della storia dell'arte, citando un chimico. No, questo era troppo per i bravi storici dell'arte, proprio così. Lato positivo, lui ha voluto fare quello che facciamo noi, domandarsi che cosa è oltre quello che abbiamo in mano, che vediamo, Borromini ha fatto in quanto trovando una cosa più universale di quel concreto che lui produceva. E Selmayr ha cercato di trovare questo. Il suo difetto era che a un certo punto, per sottolineare la sua tesi, ha rivendicato che a lui sarebbe possibile rifare Borromini. Se lui avesse tutti gli elementi, lui potesse rifare Borromini. E questo è naturalmente troppo per uno storico, no? Le cose sono unicamente lì e non si rifanno. E poi la conoscenza sui processi del fare, non ti danno la legittimità di farlo, no? Sono irrepetibili i fatti storici, no? E con quello ha provocato un po' troppo. D'altra parte bisogna dire che prima di questi conflitti degli anni, fine anni 20 con Wittkower che gentilmente prendeva, tutelava il povero Hempel che fu attaccato così, così direttamente, prima di quello c'era per esempio un movimento della storia dell'arte di interessarsi meno dei fenomeni, dei risultati, ma dei processi. Genetici, con scelte, no? Si è scoperto che era più interessante voler capire come fanno, come arrivano a una certa soluzione. E bisogna dire questo, nella base dell'interpretazione di sé è proprio quello, voler non soltanto descrivere le forme barocche, qualcosa del genere, ma voler capire come mai riesce come mai va in quella direzione e trova questi risultati. E questo Selmayr era veramente molto importante. Piccola nota, e i bravi colleghi tedeschi naturalmente hanno evitato citare Selmayr perché lui ha avuto un destino politico non semplice, no? Era naturalmente amico dei nazisti. E questo forse meno, giustamente naturalmente è stato interpretato come una negazione totale dell'arte moderna, ma forse non è veramente così, no? Ma Selmayr in questi anni venti era veramente una di queste persone che muovevano qualcosa in questa piccola rivistina Kritische Berichte che fu pubblicata in 200 copie, no? Quindi
quasi non si è conosciuto, ma fu conosciutissimo, malgrado questa piccolezza della sua promozione. Ma se là bisogna, credo sia ancora valevole di leggerlo, ed è forse quasi alla fine di quella storia d'arte che si sentiva responsabile di aggiungere alla descrizione dei fenomeni una visione un pochettino più grande, no? Delle domande che tu all'inizio hai chiesto. Lui si è sicuramente posto queste domande. Dunque, io per concludere questa conversazione vorrei chiedere a ciascuno di rivolgersi agli studiosi borminiani, che qui sono tantissimi, dicendogli che cosa è importante che facciano, che cosa è rimasto in ombra del messaggio di Borromini. La domanda esatta. Cioè, diciamo, rivolta ai giovani, quali sono gli aspetti di Borromini da indagare, più ricchi di possibilità, diciamo? Posso rispondere ad una domanda non posta, cioè tornando al soggetto di fotografie, perché fotografare Borromini? Possiamo parlare in questi sensi? Perché il concorso. La fotografia è legata alla società in cui nasce. E sarebbe molto interessante fare un saggio su questo tema. Per esempio, le fotografie nel libro di 66 o 7, il linguaggio, sono veramente incredibili. Mi sono molto emozionato, ho cercato quel libro per anni e anni, finalmente l'ho trovato. Ho adesso l'onore di possedere la copia di Richard Krauthammer del linguaggio. Comunque sono legati a questi anni in un certo senso. Io ho fatto una campagna di fotografie con Bertinsky, il famoso fotografo di Toronto, ed lui che fa delle fotografie di shipbreaking in Bangladesh ha fatto tutte le cose molto più drammatiche. Sarebbe molto interessante vedere cosa vede questa generazione in Borromini, perché è sempre legato alla generazione. Discorso molto giusto, abbiamo fatto addirittura un concorso per gli studenti, in modo tale che molti facciano questa ricerca, sono studenti sia delle facoltà di architettura, che ce ne sono diverse, di ingegneria, sia dell'Accademia di Belle Arti, quindi non so se qui ci sono degli studenti, ma comunque è un concorso riservato agli studenti proprio per tastare il polso di questa nuova generazione. Visto che appunto ormai quello che abbiamo fatto risale ad epoche antidiluviane. Ecco, non so se... Ecco, gli studenti avranno comunque delle domande che non sappiamo ancora. Speriamo che ci siano veramente domande altre.